Le mani di Viareggio abbelliscono Viareggio. Questo è il tema scelto per il progetto Il Piazzone dei Saperi e dei Sapori, realizzato dalla cooperativa sociale La Bottega della Cartapesta, grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, nell'ambito del percorso di formazione e lavoro destinato alle persone con disabilità. Sono stati 11 i ragazzi che, insieme ai formatori della cooperativa, hanno abbellito alcune delle vetrine di Piazza Cavour con opere relative a artisti viareggini. Noi abbiamo unito questi due piaceri, il piacere di dare un'opportunità alle persone che, come hanno detto le mamme, erano chiuse nelle case per il Covid, eccetera, e contemporaneamente rendere bello il piazzone. Noi sentivamo la gente che si lamentava della trascuratezza, così, e allora abbiamo fatto questa nuova immagine del piazzone. A fianco della Bottega della Cartapesta, della Fondazione Banca del Monte, della Fondazione Tobino e delle altre associazioni coinvolte, tra cui anche quella dei commercianti del piazzone, il Comune di Viareggio, che ha sostenuto l'iniziativa in un contesto più generale di riqualificazione della zona. L'amministrazione comunale è sicuramente attenta e pronta a sostenere questo tipo di iniziative. Nei giorni scorsi abbiamo acceso le luci, oggi abbiamo fatto partire un'altra iniziativa e tutte quante sono nel segno del sostegno a questo momento difficile per tutti quanti, ma soprattutto nell'ottica di una ripartenza di Viareggio e del mercato di Piazza Cavour.